Spettatori, oggi ci è venuto a trovare in studio il professore, già preside dell'Istituto Alberghiero Luigi Areonte che già avete conosciuto sotto anche l'aspetto come vulcanologo, è un archeologo, un po' di tutto. Io all'amico Gigi volevo sapere un poco la situazione politica a Pozzoli per risolvere tanti ancora i problemi irrisolti, quello dei parcheggi, quello delle, delle vie di fuga, del piano della protezione civile. Che cosa deve fare un, un prossimo sindaco per risolvere questi problemi? Ma, eh, ma problemi... sono problemi... Già stanno sei candidate a sindaco. Ma sono problemi ancestrali. In realtà non è mai stato fatto un programma progetto per una ridefinizione definitiva dell'area E Dare un cambiamento a una città non ci si può basare sul lavoro di spezzone, ma in realtà deve essere un progetto omogeneo, granitico, all'interno del quale naturalmente vengono sezionati e divisi i vari settori di competenza. Vi spiego meglio. Il cittadino putolano, in, negli ultimi anni, manifesta una grandissima sofferenza. Io sono perfettamente d'accordo che la città nel cambiamento deve avere una sua immagine, un suo bellissimo aspetto, qual è per alcuni versi la piazza storica centrale di Santa Maria delle Grazie, la piazza storica, è vero, chiusa al, al traffico, ben venga non può essere soltanto l'elemento della ristorazione o l'elemento di divagazione quel leitmotiv che possa spingere una città verso un'incidenza turistica di rilevanza. Non... Che cosa rappresenta un cambiamento se il cittadino soffre? Io sono dell'avviso che la città è dei cittadini. Prima è il cittadino e poi chi viene da fuori. Un esempio semplicissimo. Mentre i vari diciamo, blocchi della città, i vari comparti, le varie sezioni o i vari quartieri, se così li vogliamo definire, come Uh, Lucrino, Arcofelice e via discorrendo hanno trovato una loro sistemazione. Il centro storico di Pozzuoli vive una sofferenza incredibile. Io credo che le abitazioni saranno circa 320, grosso modo, abitative più gli esercizi che si trovano nel campo della ristorazione e. De leggera e pesante, io così la definisco, bar, pub e ristorante. Mi diceva un uh, politico che a Pozzuoli ci sono 2200 esercizi. La domanda che io pongo, può una città di 80.000 abitanti con un problema, un problema di viabilità Sopportare questo flusso così incente? No. Uno, due. E veniamo un mo momentino, a, quindi apro una parentesi al cittadino del centro storico. Parcheggi privati nel centro storico non ce ne sono. La città è antichissima, e quindi il luogo oggi ogni famiglia ha perlomeno una macchina ed è essenziale dal momento che anche i mezzi pubblici non sono efficientissimi, dove automaticamente possono trovare un parcheggio per lasciare la macchina e rintanarsi nelle proprie case, salire nella propria casa, se non viene organizzato dall'amministrazione. Il fatto che ci sia dato un, non so che cosa sia, se una tessera o un bollo, ai cittadini per parcheggiare fuori dall'aria pagando, non so quanto si paga, 100 euro, 60 euro, non lo so, ma non trovare posto e girare per ore e ore, parlo degli abitanti del centro storico, per trovare un parcheggio, due ore. E' naturalmente una scoperta che ho fatto rimanendo 4-5 giorni sopra l'area portuale e addirittura due ore per trovare un parcheggio quasi prendendosi a coltellate. Questa non è vivibilità. Allora, prima i cittadini e poi chi viene dall'esterno. L'area portuale della banchina di fronte al ristorante Europa dovrebbe essere perlomeno riservato ai cittadini abitanti nel centro storico, nella piazza. Ma ci sono dei guai strutturali immensi, perché naturalmente le aree di parcheggio si riducono. Basta pensare, per esempio, alla piazza a mare, piazza a mare progettata quasi bene ma finita male oggi piazza a mare che pure avrebbe un centinaio di parcheggio sotto non è utilizzabile per la mancanza di quote dell'altezza è stato sbagliato il progetto certamente ora guadagnare nella città <ride> punto per punto aree di parcheggio è diventato l'elemento primordiale è l'elemento essenziale per la, per la sopravvivenza. Ma se hai mai visto una cosa del genere, ho un pensiero per il cittadino nel programma che viene attuato. Eh, non voglio poi... Eh, è, è, L'altro punto che... critico, poi non parliamo della via Napoli, dove eh, cioè... è, un, è, è un fiascone, una bottiglia il sabato e il venerdì macchine ferme in seconda, terza fila, quarta fila questo è mio, questo è tuo il ristoratore che mette due motociclette due motocicle perché deve conservare il posto è una lotta tra poveri è cosa strana che sono dieci posti tutti quanti riservati agli invalidi ci arriviamo subito agli inviati Pozzuoli secondo la stima dei... Benedetti dischetti, Bollettini, schetti e... sarebbe un popolo di portatori di handicap tutta Pozzoli sarebbe un popolo di portatori di handicap, ma lasciamo stare questo. No, ma lasciamo stare, presi tutti i posti. Su via Matteotti, ce ne stanno. Ma lo sappiamo, eh, lo vediamo. Eh, ma, non, ma anche questo tutti si piace. potrebbe ovviare con una programmazione È grave questa cosa. L'altra cosa che dà fastidio è ormai l'utilizzo delle spiagge. Ma è possibile che una città di 80.000 abitanti. Non ha spiagge che possono soddisfare il bisogno dei suoi cittadini, tutte a pagamento. Che cosa rimane? Addirittura i 300 metri delle Monachelle sono stati dimezzati. E lì c'è un lido, non so nemmeno chi sono i proprietari. L'Oasi Feli non so, non so come si chiama. E altri 150 metri, 200 metri al lido Napoli, si pensa già. Alla lottizzazione e alla privatizzazione del territorio che va dal vecchio rudere di Vincenzo Ammare fino alla pietra. Ho sentito parlare. Io sarei felicissimo che mi smentissero di questo fatto. Cinque blocchi, cinque appalti di cui uno per libero per la cittadinanza. Non va bene, non va bene, abbiamo pensato soltanto automaticamente alla ricchezza di pochi. Pozzolo è diventato una cantina con i suoi 2.200 esercizi. Non è questa la cultura di una città. Certamente sono importanti perché danno lavoro, perché elevano la qualità della conoscenza, ma noi oltre a questo abbiamo un patrimonio storico-archeologico che è di rilevanza mondiale. Una città che ha due stadi, un teatro, una necropoli, terme, non può assolutamente essere dimenticata. Ma non solo, faccio una piccola parentesi, è assurdo che ci sta una violazione delle leggi sulla sicurezza, tutti i cioè, vigili urbani a Pozzuoli quando soltanto multe sulla strada principale, le strade laterali, quelle parallele, non, non c'è un vigile che è andato a mettere una multa a quelle persone che partecipano in quei posti, dove praticamente quando succede qualche incidente domestico, qualche autobulanza ma là, devono andare a piedi, non possono passare i, 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 i vigili del fuoco, non possono passare niente. E poi ci sta una legge, però ci sta una delibera della protezione civile che vieta il parcheggio. Quindi il comune di Pozzone deve ottemperare, io già ce l'ho detto a qualcuno di te, voi siete passibili di denuncia alla Procura della Repubblica, non è possibile che i vigili urbani solo su Via Napoli. Eh, eh, Come Io ve l'ho spiegato già, stanno i lati, eh, le parallele eh, a quella strada, che stanno le macchine, che stanno per vicino ai portoni, sotto le finestre, quindi non esiste che non ci sta nessun vigile che va a mettere le multe, là ci sta il carattrix che deve prendersi queste macchine. Quindi non potete allora, omettere perché omissioni di atti d'ufficio. Non ho che voluto fa. aprire questo campo per un motivo molto semplice, che è perché tutto questo rientra in una riorganizzazione strutturale della viabilità putiolana. Nelle grandi città che hanno grandi centri storici, come Siena, Bologna, i cittadini usufruiscono di un beneficio per la loro vivibilità. Mi spiego meglio hanno dei parcheggi, pagano una retta annua di 200, in alcuni casi 220, 250, ma 250, 250 euro, ma hanno dei posti eh, riservati va, con eh. delle colonnine dove ci sono dei braccioli di ferro che vengono, la colonnina di inserimento della scheda che dà il comune, naturalmente l'amministrazione, ah, eh, sì. su, su <ride> per cui hanno, vanno lì. Azionano il meccanismo e trovano il loro posto, quindi richiudono e se ne vanno. Cioè, io sono anche dell'avviso che un sacrificio economico a beneficio della collettività della città sia giusto farlo. Ma il cittadino deve vivere, non deve avere un'ansia continua. E l'ansia di non parcheggiare, l'ansia di non è un ottimo livello qualitativo della vita. Cittadino il cittadino è noi, principe, principe nella sua città. Noi siamo un paese, una città, un comune dove esiste il praticismo. Questo, che è, un altro questo è un altro settore. Può creare panico. Ma Quindi, se stanno le macchine vicino ai palazzi, vicino ai finestre e non può andare nemmeno là, è un qualcosa da allora, criminali. Sì, tutto questo, ripeto, rientra nell'organizzazione strutturale della viabilità. Prima i cittadini e poi chi viene da fuori. Non si trova già dalle 8 del mattino un, posto, un parcheggio sulla piazza sì. antistante il ristorante Europa. Non si trova al mattino un parcheggio tutto intorno alla villa comunale di Pozzuoli. Quando noi abbiamo delle grandissime aree di sfogo che potrebbero servire da parcheggio vedete Sorrento è una cittadina di 50.000 abitanti eppure hanno costruito a 120 metri cioè a 70 metri dalla piazza Tasso eh, un parcheggio dei tre valloni immenso a 5 piani la gente parcheggia, paga e va via noi nei, nei piani ci dovevano essere questi grandi blocchi di parcheggio uno nella vecchia marina del rione Artiaco un altro nella via Napoli, dove stava la famosa cava, no? Eh, lì c'era un progetto bellissimo perché sarebbero dovute sorgere eh, delle strutture sportive, il verde. Com è. Ed è lì che bisogna parcheggiare. Lì, chi viene da, via, da Napoli, chi viene da sopra, dalla, diciamo, dalla tangenziale eh, di via Campa. Questo parcheggio lì è consentire l'accesso al centro storico ai residenti, quindi quei parcheggi andrebbero dati ai residenti più naturalmente. Cosa... I parcheggi per le strutture, allora. se voi avete dato licenza, eh, chiedo scusa, avvocato, se voi date licenza a un ristoratore. Lo dovete mettere pure in condizioni automaticamente di poter avere un certo numero di posti. Quando io sono stato l'anno scorso a Los Angeles, a New York, e ho girato e ho amici ristoratori importanti, mi dicevano: l'amministrazione non ti dà la licenza se tu non hai un determinato posto macchine Costituale inerente al tavolo che, tu, che hai, 10 tavoli, devi tenere 10 posti macchine. Hai 20 20 devi tenere, se no io non ti do la licenza, ma ne, ma se, perché se no in questo modo... Ma qua a i ristoranti non mi acceptate come spazi. Non va bene, non va bene. Allora, se voi date una licenza di questo tipo e quindi non potevate darla, perché 2200 esercizi è qualcosa di incredibile, bagate, bagattelle, ma lasciamo perdere, ma ci deve essere. Ripeto, il parcheggio per i cittadini che non devono soffrire, chi lavora torna a casa e parcheggia. Dei posti organizzati e riservati per la ristorazione, che ci stanno a Pozzo, nel centro storico, che quanti, quanti locali hanno fatto aprire? Quanti ristoranti stanno sul molo? E e quelli non ne chiudono per colpa e negligenza loro. Lasciamo questo altro settore. No, di, di questi 2.200 eh, ristoratori, ma è per, tutto, ha per tutto il territorio, sono pochi quelli che hanno una cappa ecologica. Non voglio venire, entrare nemmeno in questo. No, no, questo no, è, è un altro problema. Purtroppo chiudono gli occhi per le campagne elettorali perché è, le cucine sono... Di un metro quadrato e ci hanno immaginato il Non voglio entrare no, in voglio questo entrare problema. Perché, perché io abito a Pozzuoli sì, Ma è una, una conseguenza la logica da parte dei ristoratori non hanno la cappa ecologica, quindi non avendo la cappa ci sta Avocado, una puzza di, di frittura che non finisce io mai non e ho Non messo, è bello come biglietto da visita. Io non ho messo il dito lì perché quando ho parlato del numero così elevato era intrinseco questo perché. Pozzoli può avere dei locali. I palazzi sono antichi. I palazzi putiolani sono antichi, del centro storico e di Via Napoli. Allora, questi locali, quanto grandi sono? Pupo. E quindi, se sono piccoli, è chiaro che hanno un ambiente dell'arte culinaria piccolissimo. E quindi, quindi, quindi lascerò benissimo. Ed <ride> e torniamo. Quindi, è di... come il cane che si morde la coda. La domanda che ho fatto prima, può Pozzoli sopportare. No. Supportare e sopportare no. 200, 2200 esercizi, no. benissimo. Alcuni esercizi di grosso spessore ci sono perché qui si propaga nel mondo la grande arte culinaria dei fleghe and fields, dei campi feelgate. Ma come e in che modo? Come e in che modo? Se noi non diamo un'accoglienza ottimale. Al turista, in questo io chiamo turista, quello colui il quale anche lui è un turista della, della ristorazione, diciamo così, a queste strutture tu non puoi più dare permessi. Io ho calcolato che solo sul, sulla banchina portuale, eh, là dove c'era la, la famosa ghiacciaia un tempo, ce ne stanno cinque di ristoranti così, Tarantino, non mi vengono i nomi. Di fronte c'è naturalmente Europa, eh, poi c'è il grottino a mare e così via. E poi abbiamo una miriade, eh, crateri nei crateri, dico io, una miriade di ristorantini tra i vicoletti, ma talmente Beh, piccoli, sì. chiedo scusa, dove un tempo, un te lì ospitavano, io dico ospitavano le reti da pesca. Eh, allora, dove, che cosa vogliamo dire? Si deve azzerare tutto. No, ma azzerare, ma creare un meccanismo, una struttura tale da poter soddisfare, prima ripeto, le esigenze del cittadino e poi del turista, considerando che come siamo adesso noi, è vero, pianificati, non si può aprire nemmeno un buco più, neanche un buco della ristorazione e quelli che chiudono per un problema di sicurezza dovrebbero non dovrebbero riaprire cioè mano a mano che per, per, una reno, scelta, per una reno. scelta personale o per una necessità pecunia, eh, perché sine pecunia non si so fa niente: automaticamente non dovrebbero più rilasciare licenze uh, uh, Presidente, per il equilibrare è sorta... il uh, territorio. Scendere le squadrette, andare in questi locali e vedere i servizi igienici, lo spazio di una cucina, avete la cappa ecologica? No, allora se vi mettete. In regola, se no è inutile. Perché, Ma dice, non lo potranno mai cosa, fare lì. Perché... Pensi, poi, poi eh, eh, Pozzuola è una città turistica. I pullman turistici oggi eh, dove sono? Questa dove è una, questa allora, è una io nota dico, dolentissima. Allora, io dico: l'unica strada possibile è venire da Bagnoli e arrivare giù via Napoli, buttate a terra Vincenzo Ammaro. Io poi, da avvocato, io dico: com'è possibile che un rudere non è stato abbattuto in 30 anni, 35, so perché voi sapete che quando si fa un abuso si fa subito il sigillo e si butta subito a terra quello che si fa i, i pullman danni. non allora potranno mai sapere, arrivare fino a quel punto lì quale non l'hanno buttato a terra? questo è un altro problema eh no, allora, 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 no, eh, ecco è... perché l'amministrazione non funziona perché noi facciamo una confusione di, di problemi. Le problematiche eh sì, ma non questa amministrazione ma tutte questa le amministrazioni si è impegnate a so. buttarla a terra ma gli altri sono stati 25 30 anni ma, ma hanno, hanno cause, in, cause in atto i pullman i pullman per Pozzuoli non si vedranno mai, perché non abbiamo un percorso turistico tale da richiamare i turro Hanno tentato, sono venuto, abbiamo fatto la, quella grande manifestazione a Rione Terra, non si risolverà niente fin quando non ci il sarà non un altro errore, il porto, è tutto fermo. Noi, fin quando non ci sarà una programmazione ben definita, le sorti di questa città non saremo mai capaci a di rispondere: sei candidata a sindaci? Non li conosco io, ma non li, ma comunque, li conosco, non mi interessano me. Io, nemmeno. Penso che nessuno io di questi credo. Qua... Spero. Riuscito, tranne, Spero che tranne, presenteranno dei programmi seri il sindaco Figlioli che comunque ha fatto qualcosa veramente. Ma erano progetti eh, che già stavano in onda. Vecchi, che, dico, eh, alcuni però, di questi progetti però, che erano stati fatti da Pasquale, già con i fondi europei. Com com comunque, al di là di tutti, io dico questi sei candidati, eh, magari che venga pure il settimo. Eh, chi lo sa, chi lo sa? Speriamo, però devono tenere presente che è inammissibile che una cittadina abbia Napoli hanno un poco spazio, tenete presente che ci sta una zolla quella là, tra i ristoranti e tutto, che, che non serve a niente, nemmeno i cani vanno a fare la pipì di sopra, perché devono fare uno scalino, buttate a terra, mettete le macchine a spina di pesce, quindi oblique, escono 1500 posti, se non lo volete fare da quella parte, date che ci sta un verde che non finisce mai, che viene utilizzato solo per i cani e qualche volta per i ratti. Di, di, uh, di, tagliate una bella fetta di, di 4-5 metri. Fate a spine di pesce e vostri perché il verde serve quando non ci sta il mare, dove sta all'interno Noi dobbiamo tutti il mare, quindi l'aria ci sta. Quindi andate incontro ai cittadini che stanno veramente arrabbiati. Ma questa è una esortazione candidato al candidato. A sindaco. Qualunque candidato, a io sindaco dico un'altra cosa: deve fare questo. siamo sempre lì se non si farà. Una programmazione della viabilità, dove all'interno della programmazione è previsto il parcheggio per i residenti, il parcheggio per… l'hanno voluto una città a carattere turistico alberghiero è vero? della eh sì, ristorazione. No, comunque noi possiamo finire, noi faremo altre trasmissioni. No, io voglio, chiudere, io voglio chiudere questo discorso, se no la gente non capirà. Sì. Serve un progetto, programma di ristrutturazione organica della viabilità con parcheggio per i cittadini per e i poi naturalmente per coloro che vengono da fuori. Ma siccome nelle passate amministrazioni si è voluto dare un impulso forte alla ristorazione, è chiaro che oggi bisogna tener conto delle, di queste necessità. E quindi stabilire in determinate fasce di orari serali dei posti che consentono ai ristoratori di poter operare. Questo è il problema principale, ma che abbraccia tutta la città. Alco Felice il venerdì e il sabato è impraticabile. Per spostarsi ci vuole o oh io dico il miracolo di San Gennaro oppure il bastone di San Giuseppe. Seconda fila, terza fila. Se qualcuno ha bisogno urgentemente di portarsi all'ospedale, in, in, in alcune serate può anche morire lì nella macchina perché è un caos. Hanno fatto tantissimi parcheggi, e beh, ricavandoli dalla... Ma io non riesco a capire... Come automaticamente siano sempre occupati. Ma quando sono le abitazioni della città? È vero, i parcheggi mancano nel centro storico, ma tutti questi palazzi che sono stati fatti a Lucrino ad Arco Felice al 50% hanno i garage. E quindi come si fa a spiegare un numero. Pozzuole è diventata la città della Ferraglia centinaia di migliaia di macchine in qualsiasi ora del giorno e della notte, io questo non riesco a capire. e allora è necessario un censimento di abitazioni per capire esattamente quale è la necessità del parcheggio dei cittadini e che disponibilità e prospettività ci possa essere per il turismo, questo turismo che hanno incanalato in questo settore della ristorazione. E che purtroppo in questo momento si vede penalizzate perché eh, diciamo coloro i quali ecco, sono amanti o infatuati della cucina Putinà si portano nei giorni di venerdì, sabato e domenica sulle nostre sponde per trovare un refrigerio ma qualche volta trovano la dannazione. Con queste belle parole finiamo questa ragione Però la prossima volta l'archeologo, il, il professore, il preside e tutto ciò deve darci delle risposte per l'ex ospedale militare che sta a Pozzur, SMOM. Quindi <ride> pensa un poco che cosa vogliono fare e che cosa faranno e quanto tempo ci vorrà per farlo. Quindi alla prossima <ride> volta ne parliamo in modo che di, diciamo in anticipo. Io sono preoccupato perché, essendo diciamo avanti con gli anni, no? ma riesco a vedere qualche cosina. Va, <ride> Va bene, alla prossima.